Buongiorno da Fabio Sebastiani in studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Diamo un'occhiata alle notizie del nostro giornale radio, cominciando dagli esteri. L'economia cinese ha ricominciato a correre, lo dimostrano le stime ufficiali pubblicate sul portale web del Ministero delle Finanze. Secondo questi numeri, le imprese statali hanno accelerato nei primi due mesi del 2017 con profitti che sfiorano i 44 miliardi di dollari. Il gigante asiatico sta quindi confermando il trend positivo del 2016, quando si è piazzato al secondo posto della classifica mondiale con un più 6,7% complessivo e comunque molto lontano dalle performance degli anni scorsi. Stando alla stessa analisi, le imprese di Stato hanno registrato un incremento del 40,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e dell'1,7% nell'intero 2016. Inoltre, in questi primi 60 giorni del 2017, se le imprese che rispondono al governo centrale di Pechino hanno dimostrato un miglioramento di 23,7 punti percentuali, il vero balzo in avanti è stato compiuto da quelle delle amministrazioni locali, con un più 162,2% nello stesso arco di tempo. Cambiamo argomento, parliamo dell'Europa. 71 eurodeputati hanno inviato una lettera al presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem per chiedergli nuovamente di scusarsi e di dimettersi dopo le sue dichiarazioni sul Sud Europa della scorsa settimana. Capofila dell'iniziativa è primo firmatario il capogruppo del Partito Popolare Europeo all'Eurocamera, Manfred Weber. Le frasi dell'olandese, scrivono i parlamentari, sono inequivocabilmente discriminatorie e offensive contro diversi stati dell'Unione Europea e offensive sessiste nei confronti delle donne. Molti di noi, prosegue la lettera, non si sono sentiti rappresentati da lei da quando hanno saputo delle sue dichiarazioni, perciò le chiediamo ancora rispettosamente di scusarsi e di dimettersi dal suo attuale incarico. Per i disabili ogni taglio è una ferita e siamo alle notizie di politica interna. È con questo slogan che migliaia di disabili sono scesi in piazza a Napoli contro i tagli del governo sul welfare. Il corteo partito da Piazza Municipio si è fermato in piazza del Plebiscito sotto la prefettura di Napoli, dove i manifestanti hanno chiesto al prefetto Carmela Pagano di essere ricevuti per riferire le proprie istanze e raccontare i propri disagi. Tanti gli striscioni presenti in capo in coda al corteo, come quello dell'associazione Tutti a Scuola e della cooperativa sociale GESCO, che denuncia il taglio di 214 milioni di euro al Fondo Sociale Nazionale e di 50 milioni al Fondo per la non autosufficienza. In piazza anche tanti migranti che hanno suonato tamburo e tamorre sotto la sede della prefettura per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni. Aggiungono: lottare non ci fa paura, escludere i disabili dalla scuola significa escluderli dalla vita, recita uno striscione dell'associazione Tutti a Scuola, che da tempo denuncia la mancata gratuità del trasporto scolastico per i disabili in molti comuni campani, compresi la città di Napoli. Pulizie, multiservizi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e agenzie di viaggio, siamo alle notizie sindacali, sono settori diversi accomunati dalla mancanza del rinnovo del contratto nazionale. Le trattative avviate nei mesi scorsi si sono interrotte senza trovare una soluzione condivisa tra le parti e le organizzazioni sindacali, tra cui la Filcam CGL, hanno proclamato uno sciopero unitario degli addetti dei diversi settori per l'intera giornata di venerdì 31 marzo. Stesso epilogo per il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale della ristorazione collettiva, interrotto il 18 febbraio scorso. Anche in questo caso la rigidità delle controparti su alcuni punti ha reso vani gli avanzamenti fatti nei mesi di confronto e l'equilibrio raggiunto che aveva fatto ben sperare. Mentre per i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio sono ormai mesi che FIPE e Fiavet Confcommercio non si siedono più al tavolo di trattativo dopo aver avanzato pretese inaccettabili mirate ad abbattere unicamente il costo del lavoro. Quindi ci saranno anche loro il 31 marzo in piazza per ridare voce al lavoro e chiedere dignità e rispetto. Ed ora parliamo di Equitalia, anzi dei phishing, le fake mail che vengono mandate a vari utenti online con il nome di Equitalia. C'è la denuncia di Equitalia stessa che segnala
come continuano ad arrivare email con presunti avvisi di pagamento delle società di riscossione che invitano a scaricare fino file e a utilizzare i link esterni. Sul portale gruppoequitalia.it sono riportati alcuni dei domini utilizzati per l'invio delle false email di cui Equitalia ha avuto conoscenza sulla base delle segnalazioni anche informali dei destinatari. I tentativi di truffa informatica architettati per entrare in possesso di informazioni riservate sono state più volte segnalate a Equitalia dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, l'unità specializzata della Polizia Postale e dal CERT PA, quindi il Computer Emergency Response Team della pubblica amministrazione. Equitalia, si legge in una nota, è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda, come già avvenuto in passato, di non tenerne conto e soprattutto delle mail ricevute e di eliminarle senza scaricare alcun allegato. Ed ora siamo all'ultima notizia che riguarda la cultura, anzi la migrazione italiana tra 800 e 900. Durerà fino al 10 settembre la mostra Ciao Italia al Museo Nazionale della Storia dell'Immigrazione di Parigi, un secolo da 1860 che racconta per la prima volta in scala nazionale la storia dell'immigrazione italiana in Francia e che resta a oggi la più importante di quel periodo. All'inizio degli anni 30 erano più di 800.000 i nostri connazionali in terra francese. Questa mostra è un riconoscimento a quello che gli italiani hanno portato in Francia e al loro contributo culturale ed economico in termini di lavoro, perché appunto c'era bisogno di manodopera grazie alla crescita economica del paese. Va ricordato anche che l'integrazione fu difficile e c'erano da sopportare e superare molti pregiudizi. E quindi un percorso geografico, socio-economico e culturale che racconta l'apporto degli italiani alla società e alla cultura francese a temi diversi come la religione, la stampa, l'educazione, l'arte, la musica, il cinema, lo sport e ovviamente la gastronomia. Bene, è tutto per il momento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Tra poco, dopo la sigla e una breve pausa musicale, andrà in onda il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Thank you.
allora riapriamo i microfoni qui a Radio Rete Edicola, andiamo avanti nella nostra giornata di programmazione. Oggi è mercoledì 29 marzo e avremo alle 10.40 un'intervista a uno dei ragazzi di Vita. Sì, il libro di Pasolini, abbiamo più volte parlato di Pasolini da questi microfoni. Oggi diciamo che ci sta tutta, perché avremo poi a seguire alle 11 un studio edicole, e quindi attraverso Skype avremo ben due ospiti che parleranno appunto tra di loro, quindi potrete ascoltare una sorta di talk show dai microfoni di Radio Rete Edicole. Saranno Liliana Lentricchia, edicolante, che già abbiamo avuto ieri, e Marina Aquilanti del Sinagi di Roma. Parleremo della situazione romana, delle novità che ci sono state, avete già sentito ieri da Liliana, ma soprattutto di servizi postali. È importante in questo momento, sapete che ieri c'è stata l'assemblea a Torino, come ci aveva già annunciato Amilcare Digiuni, continua quindi l'impegno del Sinagi su questo fronte e soprattutto per costruire materialmente questa rete di edicolanti, che ormai insomma è arrivato il momento di metterla al passo con i tempi. Bene, allora, dopo questa breve scheda della giornata, noi andiamo avanti ancora. Ora un po' di pausa musicale, perché tra poco arriveremo all'appuntamento con la rassegna stampa. You want a reason, so there you go. No time to run and hide. One more to go. Tell me a